Ancora un risultato positivo per il Taranto, terzo della serie e prima vittoria del campionato dinanzi al pubblico amico. Due punti sofferti per la grande capacità di reazione della squadra di Marchioro, che ha saputo chiudere i rossoblù negli ultimi 20 minuti. E ci è voluta tutta l'abilità della difesa tarantina per mantenere quel gol di vantaggio. Un Taranto quasi dai due volti, nonché poco lucido nella ripresa. Ma noi abbiamo avuto una buona partenza, siamo partiti veramente forte, abbiamo avuto la possibilità di andare segno, poi ci siamo rilassati un momentino, è venuto fuori, abbiamo pagato questa partenza sprint, che solitamente non siamo abituati a partire così svelti, e abbiamo dato la possibilità alla Reggiana di venire fuori, una squadra che ha rallentato il gioco, si è affidata molto ai rilanci del loro portiere, alla ricerca di qualche errore nostro difensivo, al fraseggio breve, anche con l'obiettivo di smorzare i toni della gara, e c'era riuscita molto ma molto bene, e in contropiede è andata vicinissimo al gol. Nel secondo tempo direi che l'episodio cardine è stato proprio questo calcio di punizione e questo bellissimo gol di Brunetti, che ha aperto un pochettino le velleità, perché altrimenti forse le due squadre si sarebbero accontentate della divisione della posta. Un inizio di gran carriera per gli uomini di Nicoletti, che soprattutto nei 20 minuti iniziali hanno giostrato con grande rapidità, andando per ben tre volte vicinissimi al gol. Poi una fase di gioco pressoché equilibrata fino al termine del primo tempo. L'unico gol della partita al 13° della ripresa, ad opera di Bum Bum Brunetti, direttamente sul calcio di punizione, e poi il risveglio della Reggiana, che ha tentato in tutti i modi di pervenire al pareggio, però senza fortuna. Il vero pericolo al 91esimo, quando Piraccini ha salvato sulla linea di porta una deviazione di Brunetti. Per Marchioro, una Reggiana che gioca bene ma raccoglie poco. Ma è una costante, almeno per quanto riguarda queste due partite in trasferta, quella di Reggio e quella d'oggi. È chiaro che giocando così poi cominceremo a fare anche qualche punto. C'è da rammaricarsi un po' per le occasioni mancate e per certe situazioni che purtroppo hanno questa costante per noi negativa, però prendiamo atto che il campionato e il calcio è fatto così e quindi andiamo avanti. Ma tant'è, il calcio riserva anche queste situazioni e così il Taranto brinda la prima vittoria del campionato e raggiunge quota 4 in classifica. Ah, credo che brindiamo la prima vittoria della Serie B, non ai 4 punti, perché ancora per la classifica è triste. Diciamo che la B è un campionato difficilissimo, un campionato che si vince anche giocando male. Noi oggi abbiamo giocato male, abbiamo vinto, mi auguro che alcune vittorie vengono anche giocando male, ma bisogna stare molto attenti, non entusiasmarsi, non amareggiarsi, perché si vince anche giocando male. Oggi i ragazzi l'hanno capito, hanno stretto i denti grazie alla vittoria, comunque speriamo sempre così. La gara ha evidenziato non pochi aspetti positivi degli uomini di Nicoletti. Infatti si sono notati un grande carattere e un grande senso al sacrificio nei momenti più delicati della partita. Aspetti, se vogliamo, che Nicoletti ha scoperto proprio contro gli uomini di Marchioro. Indubbiamente c'è molto da lavorare ancora ed anche la rosa va completata dopo le cessioni. Negli ultimi giorni si è parlato anche di probabili nuovi arrivi, che cosa si può dire? Ma i nuovi arrivi dobbiamo vedere che cosa significa per arrivi, perché noi teniamo ancora una squadra che è vera che è corta di panchina, però è una squadra che ancora non abbiamo capito chi bisogna prendere realmente. Non vogliamo fare degli errori, anche perché i titolari ce n'è tre fuori, e allora vogliamo vedere qual è l'organico vero che ci serve. Questo è l'allenatore è cosciente, stiamo facendo una serie di accertamenti, dopodiché quando saremo sicuri di quello da prendere noi lo prenderemo sicuramente. La cronaca. Il Taranto parte subito all'attacco, voglioso di chiudere la partita, e già al 7° produce una lunga azione offensiva con tiro conclusivo di Turrini di poco fuori. Un minuto dopo Mazzaferro riceve da Turrini e si invola verso l'area avversaria, ma al momento del tiro perde il controllo della sfera. È un Taranto attivo e forse anche spregiudicato. Al 10° Turrini ruba palla a centrocampo, va in fuga e conclude con un tiro che impegna Facciolo. Man mano va esaurendosi la vena dei rossoblù, la Reggiana si organizza ma non si rende mai pericolosa. Soltanto al 38esimo Ferrante ha la palla buona ma sbaglia, e nella stessa azione Spagnolo si infortuna. Al suo posto entra Piraccini. Negli ultimi minuti del primo tempo la squadra emiliana si fa vedere sotto porta con Ferrante, ma Piraccini manda molto bene in angolo. Nella ripresa
il gol di Brunetti che sblocca il risultato con un gran fendente dal limite che Facciolo non riesce a deviare. Gol importante che poi risulterà utile ai fini del risultato finale. Marchioro tenta tutte le carte a disposizione, ma il punteggio non cambia. Il salvataggio sulla linea a tempo scaduto da parte di Piraccini salva la vittoria, ma quanta fatica. Il Taranto insieme a Verona ed Ascoli conserva la rete imbattuta, a riprova dell'ottimo lavoro della difesa. Per l'attacco ancora i meccanismi non sono al meglio. Per Nicoletti ancora qualcosa da rivedere, l'importante sono i 4 punti in classifica.